21 e 22 ottobre, 27, 28 e 29 ottobre. 40ª edizione della Sagra della Castagna del Tartufo, Bagnoli Spino, Avellino. È sempre più forte in Alta Irpinia la polemica contro l'atto aziendale dell'ASL rispetto all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Ad alzare la voce è ancora una volta l'amministrazione della cittadina altirpina che con il capogruppo di maggioranza Giuseppe Pagnotta chiede a tutto il territorio maggiore coesione e partecipazione per la battaglia in difesa del diritto alla salute. Si registra una presa di posizione forte della direzione generale che non sembra orientata a fare qualche passo indietro. È di ieri la notizia che il direttore generale, la dottoressa Morgante, non intende modificare in alcun modo l'atto aziendale e quindi sancisce e decreta di fatto la chiusura dell'ospedale Criscuoli. Fortemente ridimensionato, non potenziato, non vengono date adeguate risorse, non viene data attuazione ad un piano sanitario che era pur previsto, non vengono seguite le indicazioni date dal commissario ad acta, quindi vorremmo conoscere in concreto quali iniziative la direzione generale intende mettere in atto per garantire livelli essenziali di assistenza alla comunità altirpina. L'ospedale Criscuoli è l'ospedale della comunità e quindi ci attendiamo tutti, da amministratore ma anche da comune cittadino, ci attendiamo una presa di posizione di tutte le comunità altirpine, tutti i paesi coinvolti, tutte le amministrazioni.